Salve a tutti e benvenuti. In questo nuovo video andrò ad effettuare l'ingrassaggio del pignone del T-Max 530. Di cosa avremo bisogno per effettuare questa lavorazione? Avremo bisogno sicuramente del grasso specifico Yamaha, quindi grasso J, e di alcuni strumenti come il misuratore di Hertz per effettuare il tensionamento della cinghia, che non va effettuato assolutamente manualmente. Come prima cosa andrò a prendermi i riferimenti della distanza del perno ruota con un calibro digitale, giusto per avere un riferimento quando andrò a rimontare la cinghia e il pignone. E dall'altra parte, la parte destra, ho 33 e 20. Quindi adesso cosa andrò a fare? Andrò a mollare il perno ruota dalla parte destra, svitterò il registro, quindi lo porterò, non dico a zero, ma quasi, perché dovrò avere abbastanza spazio per togliere fuori la cinghia. Quindi procediamo. Per togliere la cover, qua abbiamo dei bottoni in plastica che dovremo ovviamente togliere. Andiamo a svitare anche i perni. Andiamo a smontare anche la parte di sotto. Quindi adesso cosa andrò a fare? Andrò a mollare il dado dall'altra parte del perno ruota e poi sviterò il registro. Bene, dopo aver svitato il dado del perno ruota, l'ho fatto uscire un po' verso questa parte, come potete vedere. Qua sotto ho riportato un'altra misurazione che sarebbe la distanza esterna. Andrò a portare la ruota in avanti, in questo modo. Come possiamo vedere, adesso la cinghia è molle. Andrò a svitare tutti i perni per levare il pignone. Andiamo intanto a svitare il coperchio del pignone. Come possiamo vedere, è praticamente liquefatto. Questo cosa sta a significare? Che è sicuramente da cambiare. All'interno si vede anche dell'ossido, quindi cosa andrò a fare adesso? Svitterò le viti, toglierò tutto il pignone, andrò a pulirlo in modo perfetto, ringrasserò e rimonteremo tutto. Come possiamo vedere, questo è il pignone. Presenta un po' di ossido e c'è tutto il grasso, come possiamo vedere, che sta fuoriuscendo dalla parte posteriore. La parte anteriore, a parte quel poco che abbiamo pulito prima, era totalmente secca. Cosa andrò a fare adesso? Vi evito la parte della pulizia. Andrò a pulire l'interno, pulire tutta questa parte qua, la parte interna del pignone e tutto l'alberino. Dopodiché ingrasseremo e rimonteremo il tutto e andremo a fare il tensionamento della cinghia. Dopo aver ripulito l'alberino, la parte interna e tutto il pignone, cosa andremo a fare? Andremo a rimontare e a inserire il grasso. Da sapere anche la quantità, non bisogna eccedere. La quantità giusta sono 38 grammi da inserire nel pignone. Ingrasserò leggermente il pignone e poi riempirò il serbatoio del pignone. Andiamo ad inserire le boccole. Io metto sempre una goccina di freno a filetti. Adesso andiamo con la chiave dinamometrica a stringere i perni. Ricordiamoci sempre un serraggio a croce. Bene, dopo aver serrato le viti del pignone, adesso andrò a inserire il grasso, chiudere il serbatoio del grasso e a tensionare la cinghia. Allora, dopo aver inserito il grasso, andrò a chiudere il serbatoio in questo modo. Mettiamo prima la parte in gomma, poi
Facciamo fuoriuscire l'aria. Come possiamo vedere, abbiamo messo la quantità giusta, quindi non è fuoriuscito niente. Andiamo a pulire questa parte e chiuderemo il serbatoio. Il parametro ottimale del tensionamento della cinghia va dai 70-75 Hz fino agli 80-85, non oltre e non più in basso. Perché questo? Se tensioneremo troppo la cinghia, andremo a danneggiarla, come già si vede qua. Questo perché è successo? Perché praticamente è stata cambiata la ruota, non è stata tensionata nel modo corretto, ma solo manualmente con un calibro probabilmente, e quindi la cinghia, invece che essere 75 Hz, si trovava a 120. Questo cosa va a creare? Un'usura maggiore, un suono della cinghia simile a un fischio, e ovviamente a lungo andare andrà a causare una rottura della cinghia. Quindi adesso porterò il registro ruota a come era in precedenza e poi tensionerò la cinghia con misuratore di Hertz. Bene, adesso ho riportato la misura che avevo in precedenza, quindi cosa andrò a fare? Andrò a bussare la cinghia e misurare gli Hertz. Questo è il primo valore, adesso andrò a regolare e a portare al valore ottimale la tensione della cinghia. Perfetto. Perfetto, adesso siamo al valore ottimale. Andrò a effettuare la misurazione su tre punti, quindi il primo punto sarà questo, girerò la ruota, secondo punto e terzo punto. Dopo aver effettuato il tiraggio della cinghia in maniera ottimale, andrò a serrare il dado ruota e a chiudere le coperture della cinghia. Grazie per la visione di questo video e alla prossima!